la Gelbison interrompe la striscia positiva delle ultime giornate. Dopo il pareggio interno col Gravina arriva la sconfitta in quel di Roma col Trastevere. Il primo tempo finisce 0-0 con qualche occasione da ambo le parti. La seconda frazione inizia male per i rossoblù, che dopo 8 minuti subiscono il gol dei romani con Tagliarol. L'allenatore in seconda, Marco La Greca, la presenza del quale era dovuta alla squalifica di Alfonso Pepe, inizia a far entrare in campo forze fresche. I nuovi entrati non riescono a ribaltare il risultato, che anzi potrebbe cambiare in favore dei laziali, ma di impedirlo ci pensano i legni. Falco, Cammarota e Perillo subentrano a Pecora, Passaro e Ferraioli. Con i nuovi ingressi i vallesi si scuotono, ma il gol non arriva, nonostante qualche occasione. Il secondo giallo per Giordano, a pochi minuti dal termine, lascia i rossoblù in 10. La gara si conclude così senza altri cambiamenti. Conseguenze della sconfitta sono i sorpassi delle altre squadre ai danni della Gelbison, che vede allontanarsi la vetta e che adesso deve pensare alla prossima sfida, con sogni più ridimensionati e raggiungibili, come sempre sostenuto da società allenatore, che come obiettivo guardano alla salvezza e a permanere quindi in Serie D. Oggi breve riposo per la squadra, ma da domani già testa al Manfredonia, per dimenticare la sconfitta e ripartire.